La nuova stagione 2 di Fortnite è finalmente iniziata, ma ci sono tantissime cose che sono state rimosse segretamente. E sono sicuro che quando te le dirò rimarrai senza parole, quindi mi raccomando, resta incollato al video, lascia un pollicione in su in questo momento, supportami nello shop e iniziamo a parlare subito di queste novità, di queste, anzi più che novità, di queste cose che sono state rimosse. La prima, la più importante, la più grande, il più bello di tutti, secondo me, che ha fatto la storia del capitolo 3 di Fortnite, è stato il dinosauro Clombo. Questo dinosauro, oltre ad essere bellissimo e carinissimo, era anche un mezzo di trasporto. Infatti poteva essere usato come una jump perenne. Qual è stato il problema però? Beh, semplicemente che con l'arrivo della nuova stagione questi dinosauri sono scomparsi. Così, da un momento all'altro, senza che nessuno ci dicesse niente. Oltre ai dinosauri sono scomparse anche le loro bacche. Da come potete vedere qui sono rimaste solamente delle piante, senza nessuna bacca. Le teorie su questa scomparsa dei dinosauri sono tantissime. Sia che l'ordine immaginario potrebbe averli rapiti in qualche modo e messi da qualche parte, oppure che i bombardamenti sulla mappa abbiano causato la loro estinzione, che come cosa sarebbe veramente crudele. Secondo voi vedremo mai il ritorno dei dinosauri Clombo su Fortnite? Fatemelo sapere nei commenti in questo momento e passiamo alla seconda cosa rimossa segretamente. La seconda cosa che è stata rimossa ovviamente è il fucile MK7, quello con il mirino in prima persona per capirci. Ma non è stato rimosso definitivamente, infatti dovete sapere che questo fucile, per chi lo aveva nelle tende, nelle tende di Fortnite, si può recuperare, e questo è dovuto al fatto che durante proprio questa stagione il fucile tornerà tramite una votazione. Tramite questa votazione si potrà scegliere quale fucile far tornare tra il fucile con il mirino e il fucile da combattimento. Ovviamente ragazzi, scegliete il fucile col mirino perché era troppo forte e figo. Non è finita qua ragazzi, sull'MK7 ci sono in realtà due cose che sono state rimosse. È stato rimosso segretamente anche il boss fondazione, che è stato trasformato in un NPC, e di conseguenza anche l'MK7 mitico è stato completamente rimosso. Troppe cose rimosse ragazzi, e siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio perché già affacciandoci di qua in questa zona della mappa ne possiamo trovare un'altra addirittura. La statua di fondazione è stata completamente distrutta, sono rimaste solamente le gambe. È stata distrutta, asfaltata completamente ragazzuoli, sono rimaste solamente le gambe, mentre il corpo con la testa sono caduti in acqua proprio in quella zona. Diciamo che questo è stato brutto, è stato brutto non avere più la statua di fondazione, e penso che i set adesso siano abbastanza arrabbiati e vogliano vendicarsi. Notate qualcos'altro di strano nel cielo ragazzi? Non notate un cambiamento incredibile? Beh, oltre a quel gabbiano che forse ha perduto la compagna, non lo sapremo mai, è stato rimosso su Fortnite il meteo. Avete presente i tornado e i fulmini? No, non ci sono più, li hanno tolti senza dire nulla. Io non me ne ero minimamente accorto, ma i tornado su Fortnite non ci sono più ragazzi. Potete aspettare ore e ore e ore, non vedrete più né un tornado né i fulmini. Quindi sì, sono stati un esperimento, diciamo. E anche lo spararagnate è stato tolto ragazzi. Lo spararagnatele di Spider-Man era una collaborazione, in molti si aspettavano che sarebbe stato tolto prima o poi, ma nessuno si aspettava che il Daily Bugle sarebbe rimasto. Cioè, nel senso ragazzi, il vulcano con il Daily Bugle c'è ancora, ma non ci sono gli spararagnatele. Ci sono le ragnatele sulla mappa, ma non ci sono gli spararagnatele. Li abbiamo cercati ovunque, in ogni pertugio, in ogni buco, ma non c'è traccia. Sono spariti anche dalle tende. Questo vuol dire che probabilmente non li rivedremo più. Diciamo che i pompa del capitolo 3 alla fine erano abbastanza equilibrati, e con l'arrivo del pompa pesante, quello del vecchio capitolo, che sembrava essere rivoluzionario, rimodellato, con un design assurdo, una meccanica incredibile, neanche il tempo di una season, ed è stato rimosso segretamente ed è stato rimpiazzato dal pompa tamburo, da questo coso qua. Lo so, è molto triste come cosa, Livy è stato rimosso per far posto a un fucile stupido, a un fucile che però in realtà non è così stupido, ma diciamo che potrebbe essere anche forte, dai. Avete presente la pistola meccanica che si vede su Fortnite dal capitolo 1? Non era mai stata rilasciata ufficialmente, finalmente nel capitolo 3 sembrava essere il suo momento, è arrivata finalmente, ma è stata tolta subito. Infatti ragazzuoli, dovete sapere che non è passata neanche una season intera che questa pistola meccanica, che era super forte, super divertente, a tutti gli utenti di Fortnite piaceva, è stata rimpiazzata da una mitraglietta da combattimento che è identica alla mitraglietta normale. Perché l'hanno fatto? Fortnite, ma che
fai? Sono sicuro al 99% che non vi siete accorti che sulla mappa di Fortnite non ci sono più i quad. Questo è assurdo, ragazzi. Io non me ne sono accorto, non ci credevo all'inizio. Però sì, non ci sono più quad sulla mappa di Fortnite. Forse perché è in lavorazione un nuovo veicolo da parte di Fortnite, sempre a tema quad? Potrebbe essere. Ne approfitto per parlarvi delle cure, dato che ne abbiamo appena trovata una. Dovete sapere che in questo momento su Fortnite le cure, troverete queste. Troverete sempre delle splash. Per quale motivo? Perché sembra che il succo trangugio sia stato rimosso, i peperoncini siano stati rimossi, le chug splash al peperoncino sono state rimosse e la maggior parte delle cure adesso saranno delle cure a bombe. Che a dir la verità non mi dispiacciono, signori, però potevano lasciarlo il succo trangugio, era simpatico. Vi ricordo inoltre di farmi sapere nei commenti quante di queste cose già conoscevate che erano state rimosse o quante non conoscevate, non avevate idea che erano state rimosse, perché sono curioso di scoprire quante ne sapevate e quante no. Andiamo avanti, signori, perché è il momento di parlare di un'altra cosa molto ma molto importante. Sto parlando di una roba per chi è forte, ok? Non è il mio caso, signori, ma sto parlando di un balletto e adesso capirete qual è. Parliamo del balletto delle corone. È stato completamente resettato, da come potete vedere. Infatti sono a zero. Prima ero a tipo 7-8 vittorie con la corona e adesso sono a zero. Mi dispiace per tutti quelli che ne avevano tipo 1000-2000, però ragazzi, purtroppo non ci posso fare nulla. Sono state tolte tutte le vittorie. Come vi dicevo prima, oltre a tutte le cure, anche i peperoncini sono spariti. E questo è un dettaglio non poco importante. Per quale motivo sono stati rimossi i peperoncini? Semplicemente perché ce li hanno aggiunti nell'inventario automaticamente. Eccoli qua, 3, 2, 1, lo sprint, ragazzi. Non è altro che una sorta di peperoncino portatile. Sono state aggiunte le C4 insieme alle nostre granate. Ma se n'è andata una cosa che in molti probabilmente non hanno ancora notato. Sto parlando del lanciagranate. È sparito, signori. Il lanciagranate è stato rimosso ufficialmente da Fortnite, mentre granate e C4 sono rimasti. Siete durante il fight finale, preparatevi a raccogliere tutti i materiali perché ci sarà una costruzione assurda. E invece no, da come potete vedere non si può più costruire. Questo l'avranno notato tutti. Sinceramente tutti. Però non si può più costruire. Non sappiamo ancora il motivo perché la dottoressa Sloan lo abbia fatto, ma non si può più costruire, signori. Non me lo chiedete a me, non è colpa mia, ok? Avete notato che non ci sono più jump? Per quale motivo, signori? Perché semplicemente se voi trovaste una jump non la potete piazzare, perché non potete fare la piattaforma per costruirla. Quindi non ha senso. Nonostante qualche NPC sulla mappa di Fortnite in questo momento venda delle jump, sono completamente inutili. La rimozione della costruzione ha causato, oltre che la perdita delle jump, anche quella dei muri rinforzati. Che ovviamente, mettendosi sui muri, non ci sono più muri, non si possono più mettere. Ho proprio una fame di pizza, signori, oggi, che voi non avete idea. Pizza che però è stata rimossa da Fortnite. Uno degli oggetti più belli e più fighi e più utili del gioco è stato rimosso. Forse a causa dei troppi glitch, non lo sapremo mai, però era buona, raga, la pizza, curava anche tanto. In questo momento però voglio che nei commenti mi fate sapere quante di queste cose avete indovinato oppure no. Quante ne sapevate, quante non ne sapevate, perché sono curioso, ragazzuoli, perché questo video è quasi finito. Ma com'era bello la scorsa stagione, ogni inizio partita buttarsi in questa zona qua per andare a prendere il lama garantito. Vi faccio vedere dove si trovava per chi non lo sapeva o per chi non era mai stato troppo attento a questo lama. Ma dovete sapere che in questa fattoria cuoi c'era un lama garantito. E invece, da come potete vedere adesso, non c'è né l'NPC del lama né il lama stesso. Quindi l'unico lama garantito al 100% di Fortnite è stato rimosso. Quindi non avete più la possibilità di trovare questo lama. Diciamo che sono abbastanza triste per questa scomparsa, però ragazzi, ce ne dovremo fare una ragione. Lasciate un mi piace in questo momento e vi ricordo di supportarmi nello shop, perché questo video è finalmente terminato. 20 cose che Fortnite ha rimosso. Non me le aspettavo così tante, ok? E soprattutto così strane che nessuno se n'era accorto.